Mamma mia, regà, quanto ho sudato, mamma mia. Lo sai perché? E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Pablo Giallo Rosso. Ricomincia la Serie A, ricomincia il campionato, ricominciano le recensioni post partita. Ritorna dunque la mia intro per i video sulla Roma, ovviamente. Quindi, non è mo che avete visto l'intro della Roma, ve ne andate dal canale. Oh, Boni, che devo fare anche i post partita delle altre squadre. Quindi, keep calm. Allora, raga, la Roma vince per 1-0 contro l'Atalanta Bergamo. Una partita davvero molto, molto difficile. Sin dal principio, e ciò è stato ovviamente concretizzato in campo perché è stata una partita molto molto difficile. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quante volte l'ho detto? Troppe. Allora, ragazzi, andiamo al suolo del discorso. La Roma risponde alle critiche vincendo, portando a casa tre punti importantissimi. Tre punti importantissimi. Iniziare sempre con i tre punti è importante. E anche qua l'ho ridetto 3000 volte. La Roma vince grazie a un gol di Alexander Kolarov. Anche qui sono felice. Perché sono felice? Perché Kolarov è stato uno degli acquisti, se non l'acquisto più criticato. Non tanto per le qualità del singolo, bensì per il suo passato. Per il suo passato biancoceleste. Quindi, inaugurare una stagione grazie al gol, appunto, dell'ex Lazio Manchester City, per me è ottimo. Cioè, sono contentissimo. Ho urlato come un pazzo al suo gol. Non so, poi se guarda vi metterò appunto la mia reazione al suo gol alla fine della partita. Mamma mia, sì, alla fine della partita, alla fine del post partita di questo video recensione. La Roma, diciamo che nel complesso ha molto ancora da migliorare. Sbaglia troppo, davvero ragazzi, sbaglia troppo. Nel primo tempo, diciamo, la partita è stata equilibrata. Abbiamo sprecato qualcosina. L'Atalanta cerca di fare il suo in fase offensiva, cercando di prendere in mano il gioco. Diciamo che nel secondo tempo ce l'ha fatta, perché per me il secondo tempo l'Atalanta a livello di possesso palla ha superato, è stata superiore alla Roma. Però la Roma, diciamo, non si è mai scomposta totalmente, nel senso che siamo riusciti comunque sia a proteggere e a mantenere il vantaggio minimo. È per questo che io invocavo il secondo gol. Io lo invocavo tantissimo, perché sull'1-0 le partite non sono mai chiuse, soprattutto se tu giochi a Bergamo e soprattutto se tu stai soffrendo, perché la Roma nel secondo tempo ha sofferto l'Atalanta, e l'Atalanta ha preso pure un palo. Però ragazzi, alla fine non mi sento di dire che la vittoria sia demeritata. La Roma per me ha meritato di vincere, ma il discorso non è questo. Il discorso è che ho visto alcuni giocatori in crescita. Juan Jesus, mi soffermo sulla prestazione di Juan Jesus. Juan Jesus è uno dei migliori in campo. Cioè ragazzi, Juan Jesus ha dato una sicurezza, ha dimostrato una sicurezza che non gli ho mai vista. Non gli ho mai vista io questa sicurezza. Cioè, una partita da leader. Una grande partita. A me è piaciuto l'intervento su Gomez, no? Quando Gomez praticamente sembrava che l'avesse ormai bruciato, Juan Jesus riesce a ritornare e a chiuderlo, riuscendo a fargli carambolare il pallone addosso. Quindi rimessa per la Roma. Davvero, Juan Jesus è una grande partita. Al momento uno dei migliori in campo, insieme a Kolarov. E alla fine Bruno Perez ha sbagliato qualcosina. Ha sbagliato, perché qualcosa l'ha sbagliato, però lo vedo in crescita. Ma non è vero che siamo ancora ad agosto, quindi i giocatori ancora non stanno al massimo della condizione. Però io mi auguro che Bruno Perez, ecco, torni il Bruno Perez visto a Torino. Buona la prestazione di Alisson, che nel finale di partita ha cercato in tutti i modi di farsi ammonire. Parliamo dei nuovi acquisti, quindi di De Frel. Poi parlo anche dell'Atalanta, non vi preoccupate. De Frel, allora, è stato poco lucido in zona offensiva, diciamo, è stato poco concreto in attacco, però ha fatto una partita di sacrificio. Ha fatto una partita dove lui ha dato tutto, ha dato tantissimo, ha dato 5 polmoni, ha corso tantissimo, ha cercato di pressing. Diciamo che anche lui deve trovare la condizione eccellente, però ha fatto una partita di sacrificio e questo va riconosciuto. L'Atalanta, parliamo allora dell'Atalanta, che a me è piaciuta. Allora, io devo fare i complimenti per un giocatore. Nella live reaction che ho fatto mi ha sorpreso molto Palomino. Palomino, incredibile! Cioè, Palomino ovunque, hashtag Palomino ovunque, perché non ci posso credere. E c'è Palomino, occhio a Palomino, Palomino l'anticipa, Palomino la passa a quest'altro, Palomino grandissima azione, Palomino che passaggio, Palomino ha fatto una grande partita, ragazzi. Cioè, sono sorpreso da questo tipo che prima di questa partita non conoscevo. Cioè, mi dicevi, Palomino, e chi è? Palomino
Adesso dico Palomino, hashtag ovunque. Cioè, ragazzi, è una partita impressionante di Palomino. Bruno Perez si è fatto male. Bruno Perez si è fatto male. Cioè, noi non abbiamo terzini e Bruno Perez si è fatto male. Speriamo nulla di grave. Cioè, al momento noi abbiamo solamente Kolarov come terzino. Cioè, e Nura. Cioè, alla fine abbiamo tutti morti. Cioè, noi siamo. Cioè, i terzini, la Roma. Cioè, uno dice, la Roma deve comprare un terzino. Ma non ce vengono a Roma i terzini. Ma vedete che fine fanno tutti. Cioè, e mo arriva la telefonata a Marcello, prendiamo per esempio lui. Guarda, ha avuto una grande offerta, 3 miliardi di euro al secondo. Ah, davvero? Cioè, accetto subito, te pare? E la Roma te l'ha offerti. Casca la linea. Perché se no sa che ha finito la carriera perché gli partono o i muscoli o i crociati perché i terzini da noi sono, diciamo, sfortunati. E ecco perché non arrivano terzini fortissimi, se non ancora dopo che ha fatto una partita. Allora ragazzi, diciamo che bisogna lavorare perché dobbiamo mostrare più sicurezza, dobbiamo imparare a prendere in mano il gioco. Oggi il gioco in mano non l'abbiamo mai preso e abbiamo sofferto tantissimo. Però ragazzi, 3 punti presi, iniziamo bene il campionato, testa all'Inter, abbiamo un'altra settimana di lavoro, un'altra settimana di calciomercato, vediamo quello che succederà. Quindi ragazzi, questo io lo penso possa finire qui. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallorosso è tutto, adios. A Kolarov a battere. Fischia Giacomelli. Gol!